La Francia è situata sud-ovest del continente europeo ed è per estensione il più grande paese dell'Unione Europea. Per i suoi confini geografici assume la forma geometrica di un esagono regolare. Per Francia comunemente si intende la Francia metropolitana, che è formata dalla Francia europea più l'isola di Corsica nel Mar Mediterraneo. La Francia d'oltremare è invece formata dalle ex colonie sparse in altri continenti, ancora legate al governo centrale di Parigi. La Francia confina con Belgio e Lussemburgo a nord-est, con Germania e Svizzera ad est, con Italia e Principato di Monaco a sud-est, con il Mar Mediterraneo a sud, con Andorra e Spagna a sud-ovest, con l'Oceano Atlantico ad ovest, con la Manica a nord-ovest e con il Mare del Nord al nord. Il suo territorio è prevalentemente collinare e pianeggiante, grazie alla presenza del basso piano francese, che si estende in corrispondenza dei Pirenei a sud, fino al confine con il Belgio a nord. I principali rilievi montuosi invece si trovano a sud e nella parte centro-orientale. La Francia presenta numerose catene montuose. A sud-ovest i Pirenei, la cui vetta più elevata si trova sul versante spagnolo, il Picco d'Aneto, con i suoi 3.404 metri, mentre la cima pirenaica più alta di Francia è Vignemal, chiamata anche Pic Long, che raggiunge i 3.298 metri. A sud-est, al confine con l'Italia e la Svizzera, si trovano le Alpi, di cui il Mont Blanc è la cima più alta, con 4.808 metri. Ad est si trovano i rilievi del Giura e dei Vosgi, le cui montagne più alte raggiungono rispettivamente altitudine di 1723 metri a Creux-de-la-Neige e di 1426 metri a Ballon-de-Guebwiller. Il massiccio centrale si erge invece nella parte centro-orientale, la cui montagna più alta è Puy de Sancy, con 1886 metri. Rilievi minori sono quello di Morvan, con i suoi 901 metri, quello delle Ardenne, che occupa una parte esigua della Francia nord-orientale. Si tratta di un altopiano alquanto monotono, che taglia la valle della Mosa, con pittoresche scene offerte dai suoi meandri scoscesi. E il massiccio armoricano, che si trova nella parte nord-occidentale della Francia, estendendosi nella regione della Bretagna, non raggiunge altitudini elevate e l'altitudine media è di 177 metri. La rete idrografica della Francia è molto estesa e forma un reticolato di corsi d'acqua a regime costante e con deboli pendenze, il che li rende facilmente navigabili. I principali fiumi sono la Loira, che è il fiume più lungo di Francia. Seguono la Senna e la Garonna, che sfociano nell'Oceano Atlantico, e il Rodano, che sfocia invece nel Mar Mediterraneo. Il Reno, dal canto suo, che nasce in Svizzera, interessa soltanto un breve tratto la Francia, al confine con la Germania, e va a sfociare poi nel Mare del Nord. A nord, le coste francesi sono prevalentemente basse e sabbiose, se si escludono la Bretagna e in parte la Normandia, caratterizzate anche da falesie. Le coste che si affacciano sul Mediterraneo, incluse quelle della Corsica, sono invece tipicamente alte e rocciose. Il clima della Francia, a nord e ad ovest, è atlantico e regolato dalla corrente del Golfo, mentre a sud del massiccio centrale
predomina il clima mediterraneo. Nell'interno del paese il clima è continentale, mentre nelle Alpi e sui Pirenei è di alta montagna. La bandiera della Francia è il tricolore blu, bianco e rosso, che rappresentano i colori della coccarda rivoluzionaria, che venne adottata nel 1789. Il blu e il rosso rappresentano i colori della città di Parigi, anche se, secondo altre versioni, il rosso rappresenterebbe il sangue e il blu il popolo francese, mentre il bianco fu aggiunto da Luigi XVI, poiché simbolo della monarchia, e più propriamente della casata dei Borboni, di cui faceva parte. La Francia è una repubblica semipresidenziale, in cui cioè il Presidente della Repubblica, eletto ogni 5 anni, ha più poteri rispetto al Presidente di una Repubblica parlamentare. Infatti presiede il Consiglio dei Ministri, nomina il Primo Ministro e, su proposta di quest'ultimo, tutti i Ministri. La Repubblica francese è formata da 96 dipartimenti della Francia metropolitana, cosiddetta Francia europea, da 14 metropoli e 13 regioni, di cui una, la Corsica, è autonoma. Comprende inoltre i cosiddetti DOM-TOM, dipartimenti, collettività e territori d'oltremare, dislocati in diversi continenti. Sono le ex colonie, che di fatto godono degli stessi diritti delle regioni francesi, compreso il diritto di voto in tutte le elezioni nazionali. Grazie ai suoi possedimenti nelle Americhe, in Oceania, in Africa e in Antartide, la Francia è il secondo paese del mondo per superficie marittima dopo gli Stati Uniti. Il francese è la lingua ufficiale, ma vi sono minoranze che parlano il bretone, il corso, l'occitano, l'alsaziano, il tedesco e il fiammingo. Tra gli immigrati è invece l'arabo la lingua più diffusa. Nelle ex colonie si parla il creolo francese, una lingua mista che unisce elementi del francese ed elementi delle lingue locali o dei dialetti. Vaste comunità francofone sono presenti in tutti i continenti, al punto che si parla di francofonia, per designare l'insieme delle persone che fanno uso del francese come lingua materna, come lingua ufficiale o di comunicazione. I paesi che utilizzano il francese sono riuniti dal 1970 nell'Organizzazione Internazionale della Francofonia. Ne fanno parte 84 stati, per un totale di più di 300 milioni di persone, con lo scopo di promuovere la lingua francese, la pace, la democrazia e i diritti umani, di incentivare la cooperazione tra gli stati per uno sviluppo sostenibile, per finanziare l'istruzione, la ricerca scientifica e la cultura. La Francia è il secondo paese dell'Unione Europea per numero di abitanti dopo la Germania. La popolazione si concentra nelle aree settentrionali e sudorientali, tradizionalmente le più industrializzate. La regione a più alta densità di popolazione è l'Île-de-France, dove si trova la capitale Parigi. Dal punto di vista etnico, la Francia è omogenea, poiché quasi il 94% degli abitanti è di etnia francese. Numerosi sono gli immigrati, soprattutto nordafricani, marocchini, algerini, tunisini, ma anche portoghesi, italiani, spagnoli e turchi. Il 43% della popolazione si dichiara cattolico, mentre i non religiosi o atei raggiungono il 45%. Sono presenti anche musulmani, 8%, e protestanti, 2%. La Francia non riconosce nessuna religione ufficiale, secondo il principio della laicità dello Stato, che comporta una rigida separazione tra la sfera religiosa e quella pubblica. In quest'ottica è stata approvata nel 2004 una legge molto contestata, che vieta nelle scuole pubbliche i simboli religiosi, come il velo islamico, il crocifisso, la kippa ebraica e il turbante dei Sikh. Nel 2011, un secondo provvedimento ha bandito il velo integrale da tutti i luoghi pubblici,
perché contrario ai valori della Repubblica francese. La Francia è uno dei sei paesi fondatori della CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che fu creata col Trattato di Parigi nel 1951 con lo scopo di mettere in comune le produzioni di queste due materie prime. In un mercato comune tra Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. La CECA fu l'istituzione che portò alla costituzione della CEE, Comunità Economica Europea, con il Trattato di Roma del 1957, poi divenuta Unione Europea nel 1992 con il Trattato di Maastricht. La Francia è uno dei paesi all'interno dell'Unione Europea che ha aderito all'Unione Economica Monetaria. L'euro è la valuta adottata nella Francia metropolitana. Esso fu introdotto per la prima volta nel 1999 come unità di conto virtuale. La sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta il 1 gennaio del 2002. Negli anni successivi la valuta è stata progressivamente adottata da altri Stati membri, portando all'attuale situazione in cui 19 dei 27 Stati dell'Unione Europea riconoscono l'euro come propria valuta legale, la cosiddetta zona euro o Eurolandia. Contrariamente alla Francia metropolitana, il franco CFP è la valuta usata nei territori d'oltremare francesi, della Polinesia francese, di Wallis e Futuna e della Nuova Caledonia. La sigla CFP stava in origine per Colonie Française du Pacifique, mentre oggi significa Change Franc Pacifique. La Francia è un paese capital-centrico, poiché ha una struttura monocentrica che ha il suo fulcro nella capitale Parigi, principale centro direzionale, economico, amministrativo e culturale di tutto lo Stato. Con oltre 12 milioni di abitanti nell'agglomerato urbano, la città ha una delle densità abitative più alte del mondo, con oltre 21.000 abitanti per chilometro quadrato. Parigi è divisa in 20 arrondissements, circoscrizioni indipendenti organizzate secondo una spirale che parte dal centro della città e gira in senso orario. Parigi ospita il Museo del Louvre, primo al mondo per numero di visitatori. È anche sede di numerose organizzazioni internazionali, tra cui l'OCSE e l'UNESCO. Per frenare la caotica espansione delle maggiori aree metropolitane ed equilibrare lo sviluppo economico e la qualità dell'ambiente urbano, in particolare della capitale, a partire dagli anni 60 del Novecento, il governo francese, con la collaborazione di noti urbanisti e architetti, ha disposto la realizzazione delle villes nouvelles, città nuove. Solo nell'Île-de-France sono nate 5 villes nouvelles per accogliere la popolazione parigina e decongestionare il traffico della metropoli. Tuttavia, i nuovi agglomerati non hanno avuto uno sviluppo autonomo, ma sono stati inglobati da Parigi e di fatto costituiscono una grande periferia connessa al centro cittadino. Parigi è una delle città più importanti del mondo. Offre un'infinità di attrazioni a livello culturale, gastronomico, di moda e arte. Solo per citarne alcune, la Tour Eiffel, il Museo del Louvre, la Basilica del Sacro Cuore, i negozi della Rue du Faubourg Saint-Honoré o l'insieme delle meravigliose architetture urbane risalenti al XIX secolo. Da
Tagliata in due dal fiume Senna, Parigi conserva al suo interno secoli di storia che la rendono tanto affascinante quanto curiosa. Qui infatti si sono amalgamate una moltitudine di culture che hanno dato vita a un vortice di tradizioni più unico che raro. I suoi quartieri si diversificano anche grazie alle varie culture che li abitano, dove è possibile perdersi tra meravigliosi giardini, palazzi rinascimentali, boutique di moda e gallerie d'arte. Parigi è la città più popolosa della Francia, con oltre 2 milioni di abitanti. Il suo agglomerato urbano va oltre invece i 10 milioni. Da sempre un importante centro marittimo e commerciale, Marsiglia è una delle città più antiche di Francia. Si trova nell'estremo sud del paese, sulla costa provenzale, ed è stata fondata dai Greci nel 600 a.C. È oggi la seconda città francese più popolosa, contando più di 860.000 abitanti. Da sempre è una città di pescatori, e infatti il centro più autentico della città è considerato il Porto Vecchio, dove è possibile vivere le antiche tradizioni pescaiole lungo i moli e nei mercati di strada. Numerose sono le architetture risalenti ai diversi periodi e alle civiltà che l'hanno dominata, come il Castello d'If, la Basilica di Notre-Dame de la Garde e la Cattedrale di Marsiglia o il Palais Longchamp. La terza città francese per numero di abitanti è Lione, che conta più di 500.000 di abitanti. Lione fu fondata nel 43 a.C. dai Romani, dei quali tutt'oggi conserva l'anfiteatro delle Tre Gallie. I secoli di storia successivi si riflettono principalmente nelle architetture medievali e rinascimentali della Vieux Lyon, la vecchia Lione. Sul colle soprastante troneggia la basilica di Notre-Dame de Fourvière, da dove si può godere di una preziosa vista sulla città. In base al prodotto interno lordo, la Francia è uno dei paesi economicamente più avanzati del mondo. Il terzo in Europa, dopo Germania e Regno Unito, il sesto a livello globale. Grazie alla grande disponibilità di terreni fertili e alla modernità del settore primario, la Francia è il primo produttore agricolo dell'Unione Europea e uno dei maggiori esportatori di beni alimentari. Le principali produzioni agricole sono i cereali, frumento, avena, mais, riso e orzo, che occupano quasi un terzo della superficie coltivata. Altre importanti colture sono le patate, gli ortaggi e la frutta. La principale coltura industriale è la barbabietola da zucchero. La Francia è il secondo produttore mondiale di vino dopo l'Italia. Tradizionalmente i vini prodotti sono di alta qualità, come lo Champagne, il Bordeaux, il Médoc e il Borgogna, e gli acquaviti Cognac e Armagnac, che come i vini prendono il nome dalle aree da cui provengono. Oltre il 30% del territorio francese è ricoperto da foreste, che forniscono legname, tra cui la quercia da sughero diffusa soprattutto in Corsica. Oltre la metà del reddito del settore primario è data dall'allevamento, che sostiene anche l'industria della carne, soprattutto bovina, e quella lattiero-casearia, che produce rinnovati formaggi e burro di prima qualità, destinati soprattutto all'esportazione. La pesca è un'attività tradizionale, ma molto modernizzata, che fa della Francia il terzo produttore dell'Unione Europea di pescato e di pesce allevato. È praticata lungo le coste nord-occidentali e nell'Oceano Atlantico, dove si pescano acciughe, sardine, aringhe e crostacei. L'acquacoltura, soprattutto di ostriche e cozze, è un'attività molto redditizia. La disponibilità di giacimenti di carbone e ferro ha dato il via, nel corso dell'Ottocento, al processo di industrializzazione. Oggi le miniere di carbone non sono più attive,
e anche la produzione di ferro è poco rilevante. Sono ancora sfruttati, invece, i giacimenti di bauxite, che si estrae nella località di Les Baux de Provence, da cui il minerale prende il nome. Le risorse di petrolio e gas naturale sono insufficienti per soddisfare la domanda interna, ma è sviluppata l'industria di raffinazione del petrolio, importato dall'estero, che si avvale di un'estesa rete di oleodotti. La Francia è il maggior produttore ed esportatore europeo di energia primaria. Il 75% dell'energia elettrica è prodotta da 19 centrali nucleari, alimentate dall'uranio importato soprattutto dall'ex colonia africana del Niger. La Francia è il secondo paese al mondo per numero di reattori, ne possiede 58, dopo gli Stati Uniti d'America, che ne hanno 99. Il governo francese ha approvato un piano che punta ad abbassare al 50% la quota di energia elettrica generata dall'atomo entro il 2025 e ad alzare quella proveniente da fonti rinnovabili al 40% entro il 2030. L'industria è molto avanzata e diversificata. Le maggiori produzioni sono quelle automobilistica, elettronica, tessile e dell'abbigliamento, chimica, agroalimentare, cantieristica. Di primo piano il settore aeronautico, che produce gli aerei Airbus. Di grande rilievo è l'industria automobilistica, con i marchi Renault e Peugeot Citroën, nella quale la Francia risulta nono produttore mondiale. Nel 2017 il gruppo Peugeot Citroën ha acquisito la tedesca Opel e la britannica Vauxhall ed è diventato la seconda azienda costruttrice di auto in Europa dopo la Volkswagen. Molto importante e rinomato il settore della moda e degli articoli di lusso, che fa del paese uno dei leader a livello internazionale. Come nella maggior parte delle economie avanzate, anche in Francia il settore prevalente è il terziario. Oltre i 2/3 del prodotto interno lordo, infatti, derivano da questo settore. In Francia il terziario si presenta vario e differenziato, sviluppandosi in settori quali turismo, trasporti, telecomunicazioni, commercio e finanza. Il più importante di tutti è il turismo. La maggior parte dei visitatori si concentra a Parigi e nella vicina valle della Loira, con i suoi famosi castelli. Nelle località balneari è alla moda della Costa Azzurra, in Corsica con la sua natura selvaggia e lungo le coste atlantiche di Bretagna e Normandia. Il turismo di montagna si dirige prevalentemente verso le località sciistiche delle Alpi e dei Pirenei. Il settore terziario si basa anche sulle assicurazioni e sui trasporti. La rete stradale è fitta ed estesa e si irradia a partire dalla capitale, specie lungo l'asse Parigi-Lione-Marsiglia. L'aeroporto parigino Charles de Gaulle è il secondo in Europa per arrivi dopo Heathrow a Londra. Anche la rete ferroviaria ha un impianto radiale che parte da Parigi ed è moderna ed efficiente, con linee ad alta velocità, la TGV, Train à Grande Vitesse, integrate con altre reti europee. Nel 1994 è stato inaugurato il Tunnel della Manica, noto anche come Eurotunnel, una galleria percorribile in autobus, in auto o in treno, lunga 50 km, che collega Calais con la sponda britannica. Anche le vie d'acqua interne sono molto sviluppate, e sono congiunte tra loro da una fitta rete di canali navigabili collegati ai porti sull'Atlantico e sul Mediterraneo. I maggiori porti sono Bordeaux e Marsiglia e Le Havre sul canale della Manica. La Borsa di Parigi, detta Euronext Paris,
e tra le più importanti d'Europa. Dal Medioevo ai giorni nostri, la cucina francese si è affermata a livello mondiale. Dalla colazione alla cena, la gastronomia dei nostri cugini transalpini conquista per raffinatezza e gusto. Dal 2010 l'UNESCO ha eletto la cucina francese patrimonio dell'umanità, al pari della Reggia di Versailles e di Mont Saint-Michel. Tra le altre cose, la colazione dei francesi è composta dalle viennoiserie, vale a dire croissant, madeleine e pain au chocolat. Il pranzo comprende gli antipasti o entrée. Sono spesso a base di verdure crude, dette crudité, o cotte, oltre che di formaggi, salumi e patè. In alcune regioni ci sono specialità come le lumache, chiamate escargot, le ostriche, huître, o le cozze, moule, servite con patatine fritte. Il piatto principale è di carne o pesce con contorno di verdura, pasta o riso. Diverse ricette usano il manzo bollito, altre il pollo o il coniglio. Apprezzata è anche la carne di maiale, anatra e oca, tra cui il controverso foie gras, fegato d'oca, ingrossato a forza. Per cena la successione delle portate è simile a quella del pranzo, ma come antipasto si preferiscono le zuppe di cipolla o di porri e nelle regioni di mare le zuppe di pesce, chiamate soupe de poisson. Tra i dolci tipici, famosi a livello internazionale, si annoverano alcuni dessert, quali crème caramel, mousse, profiterol e marron glacé. Da nord a sud e da est ad ovest, numerosissimi sono poi i piatti regionali.